È appena terminato il primo tempo tra CP London e Eden, il risultato parziale di 2-1 in questa gara inaugurale 7 Cup. Parliamo con qualche elemento di CP London, cognome, ricordano? Marino. Partenza in salita con gli avversari che passano in vantaggio, poi bella reazione dei CP London che pareggiano con un autogol un po' fortunoso, però poi un bel gol, il 2-1 di Torino. Sì, è la prima partita che facciamo, è l'esordio, abbiamo due nuovi ragazzi che giocano con noi, quindi dobbiamo iniziare un po' ad amalgamarci. Sì. Piano piano col passare dei minuti sta andando sempre meglio, speriamo di finire bene questa partita, iniziare a migliorare modo il torneo. Perfetta la tua analisi, in bocca al lupo per la ripresa. Parliamo con qualche elemento nella squadra esordiente di Eden. Ragazzi, Cerrato, 10-10, una battuta a volo. Come? Ragazzi, chi vuole fare? Dai. Dorto, come mai state perdendo? Siamo un po' a terra. Un po' a terra. Comunque l'esordio in questo torneo. La possiamo recuperare. La potete recuperare? Siete passati in vantaggio, poi. Okay. La possiamo recuperare. Va bene, in bocca al lupo per il secondo match. Eden contro CP London, ha vinto CP London per 3-1, siamo col migliore in campo Torino. Una grande prestazione di un gol davvero di pregevole fattura. E per gli avversari c'è l'esterno Principe. Parliamo prima con te. L'esordio degli Eden sì. Nei nostri tornei, avete bisogno un po', diciamo, di rodaggio. Sì, ci siamo condannati la partita al primo tempo, sì. Perché abbiamo giocato con solo due difensori in un campo a 7 che comunque per regola non si, cioè, sì, è impossibile. La scelta è un po' azzardata. Sì, poi comunque la squadra non ha mai giocato insieme, quindi abbiamo bisogno un po' di tempo per comunque conoscerci e capire soprattutto il gioco di ognuno di, sì, noi. Penso la tua analisi è giusta, però è un peccato perché siete passati in vantaggio. Siamo passati in vantaggio perché appunto perché abbiamo mantenuto la calma i primi minuti, poi appena abbiamo subito il gol, mancandoci l'esperienza, non siamo riusciti dopo a rimontare, a vincere la partita. Comunque un passo l'importante è fare esperienza comunque. Sì, infatti, un passo falso ci può stare. Sì, ci può stare, l'importante è che si migliora, ci si inizia a conoscere, sperando di fare meglio nelle prossime partite. Va bene, salutiamo Principe, in bocca al lupo per le prossime gare. Arrivederci. E adesso parliamo con Torino e CP London, giocano già da un po' nei nostri tornei. Tu hai fatto un'ottima partita, siete stati cinici. Le occasioni che vi sono capitate avete colpito anche un palo, una traversa, clamorosi direi, quindi vittoria più che legittima. Sì, è stata, diciamo, una bella partita, gli avversari erano molto, molto bravi, ad essere sinceri. Ce la siamo giocata, alla fine siamo riusciti a portare a casa questo risultato importante. Anche per me, diciamo, i miei compagni di squadra li devo ancora conoscere bene, perché comunque è la prima partita che faccio loro. Speriamo di continuare così, giocare meglio, perché devo dire la verità, la nostra prestazione non è stata ottima, però come hai detto tu siamo stati cinici, sì, siamo stati bravi a sfruttare queste le occasioni. E in difesa avete sofferto davvero poco? Sì, la difesa ha giocato bene, cioè l'unico reparto che, sì, posso dire, veramente ha giocato, diciamo, bene. Diciamo che tu sei uno dei due nuovi innesti dei CP London, hai subito dato qualità, come ti sei trovato al di là, diciamo, del gol e della prestazione? Sì, mi sono trovato bene, spero di trovarmi ancora meglio col passare delle partite. Va bene, Torino, vuoi fare una dedica particolare per questa migliore in campo? La dedico a mio compagno di squadra Marco Baisino. Va bene, salutiamo Torino e tutti gli amici del CP London. Ciao.